Non c'è crescita, non c'è lavoro, se... e poi crescita di cosa? Di cosa dobbiamo crescere? Il sistema si è impallato per la crescita, per il PIL. Cosa dobbiamo ancora produrre? Più frigoriferi, più automobili, più cemento, più case. Abbiamo 2,5 milioni di case sfitte, 1,5 milioni di persone che non trova lavoro, che non trova casa, perché non ha i requisiti per andare in banca a prendere un mutuo. 1,5 milioni di persone, di famiglie che non hanno una casa. E abbiamo tonnellate di immobili a marcire, perché le banche le tengono lì, non fanno manutenzione, a marcire. Ci dovrebbe essere uno Stato che dice, faccio io da garante, adesso vi prendete le case, entrate dentro e garantiamo a noi, non tiro mica fuori una lira. Devi pagare un piccolo affitto se in base alle condizioni personali valuterà lo Stato se dilazionare l'affitto in 20, 30 anni. Ma chi se ne frega? Noi abbiamo bisogno di uno Stato. Non c'è più. Non c'è. È uno Stato, è qualcosa che ti, qui che ti fa vivere in ansia. Non si può vivere in ansia così. Sempre l'ansia. E il piccolo imprenditore, il nero, le cose. Se non fai un po' di nero muori. Lo sappiamo tutti. Ormai poi vanno, mandano la finanza nei bed and breakfast a controllare il miele, chi lo fa? Ma stai scherzando? Il redditometro, io voglio fare il politometro. Io voglio sapere quanti soldi ha preso un politico da quando è entrato in politica a quando uscirà. Voglio quello. Io voglio sapere come loro spendono i nostri soldi, non il contrario. E allora ci vuole uno Stato che dica basta. Uno Stato non c'è in Italia. Abbiamo 300, nessuno sa il numero esatto delle leggi. Da 300, 250, chi dice 250, chi 350. Un'altra lo facciamo 260. Non lo sappiamo. Non sappiamo. Quindi se vieni a aprire un'impresa qua, vai in Slovenia, ti danno il terreno gratis per 3 anni. Ti detassano per 3 anni perché investi sulla tua attività e se ti tassano ti danno, tassano il 25-27%. Arrivi qua e vedi la media europea qual è? La media europea è 42% e noi tra indirette e dirette un piccolo imprenditore paga il 71% di tasse. Paga l'IRA che è una tassa estorsiva sui costi. Più assumi più paghi le tasse. Allora noi abbiamo messo una regola con i piccoli imprenditori, non me ne sono mica inventate io le cose. I piccoli imprenditori li vediamo, ho visto i rappresentanti di 70.000 aziende venete, anche friulane. E loro ci hanno messo giù un piano che è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Cioè di cominciare da lì, sulla detassazione, sul Made in Italy. Abbiamo una tessera, un diploma del Made in Italy che non ce l'ha nessun popolo al mondo. E noi, e tre quarti del Made in Italy italiano è finto! Allora bisogna proteggere chi fa le cose qua, assolutamente, siamo il secondo produttore di olio, faccio sempre questo esempio, mi scuso, sono sempre le stesse cose, ma siamo il secondo produttore, è sintomatico questo, perché siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo e siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo, c'è qualcosa che non quadra, è vero? E allora come funziona? Funziona che il primo esportatore del mondo è la Spagna. Ci manda tutto l'olio, quello lampante, quello di bassa qualità, lo tagliamo col nostro, ci mettiamo Made in Italy, 1 euro di più al litro e riparte come olio Made in Italy. E abbiamo 18.000 produttori del miglior olio del mondo. L'olio non è un alimento, è qualcosa di che nasce da Minerva in Grecia. Lo sapevano già i nostri avi, che è qualcosa... I cinesi quando vedono l'olio non si permettono neanche di mangiare. Se lo spalmano addosso è un inguento, se gli passa il giallo gli vengono gli occhi rotondi, è una cosa fantastica. E noi 18.000 piccoli imprenditori con la cosa, io giro tutta l'Italia per gli autogrill, non trovo un olio autoctono di lì, giro tutta l'Italia, trovo sempre marcato comunità europea a 5 litri che è olio che non si sa da dove arriva, con marcato con l'olio di Made in Italy, ma stiamo scherzando. Ma allora, e questo bisogna rivedere questo paese da tutto, dalla scuola, dalla sanità, dal lavoro, questo benedetto lavoro che vogliono tutti. Io voglio proteggere gli operai, gli impiegati, voglio proteggere le persone, non il lavoro, perché se tu produci una cosa che non si vende più è inutile che io continuo a foraggiare la tua azienda, devi chiuderla.
Il libero mercato è questo. Ci sono persone che vengono da me e grillo, aiutami, aiutami, devo chiudere il mio negozio. Che cosa fai? DVD. Ma il DVD non si fa più, non è il mercato, sei tu che non hai anticipato. C'è la rete, nessuno vende più DVD. Ma devo chiudere, se tu vai, proponi la rete, io chiudo. Hai capito? Ognuno di noi ha queste cose qua. Dobbiamo cambiare questa mentalità. Arrivano i farmacisti e mi dicono, Grillo, che cosa fate voi per 20.000 farmacisti, eh? Noi abbiamo già parlato con la sinistra, con la destra, col centro. Voi facciamo un incontro, che cosa ci dite per salvaguardare i farmacisti? E io ho detto, guarda, niente, io non salvaguardo nessuno, hai sbagliato la domanda. Vuoi fare gli interessi della farmacologia in Italia? Entri nel movimento, porti la tua esperienza, vieni qua, ti metti insieme a loro, ti fai votare, vai in Parlamento e fai gli interessi della farmacologia. Allora è questo, il notaio è lo stesso, i commercialisti lo stesso, abbiamo le nostre nicchie, ma io sono l'esempio di quello che vi dico. Chi me l'ha fatto fare, la domanda che mi dicono sempre? A vivere sotto scorta con le cose, chi te l'ha fatto fare? Ero un comico, guardatemi un po'. Poi, io sono un ex, mi definiscono un ex di qualsiasi cosa, un fascista, un antisemita, contro le donne, contro gli ebrei, contro i gay. Mi hanno definito sui giornali europei l'uomo più pericoloso d'Europa. Hai capito? Io l'uomo, ma forse io sono pericoloso davvero. Io forse sono pericoloso perché noi vogliamo cambiare la civiltà, non solo la politica. Vogliamo mettere dentro i posti che contano persone oneste per un periodo breve, che creano trasparenza e competenti. E allora chi non è di queste categorie deve aver paura. E allora è chiaro, ci stupiamo di faccia di cera, ma non è faccia di cera, ci sono 9 milioni che lo votano. Allora chiedetevi un po' perché, chiedetevi che tipo di società siamo.